È Milan-Atalanta, è la partita che questo stadio ha deciso di trasformare nella partita dell'amore, del sostegno, del supporto, del brivido, del sentimento allo stato puro. Milan-Atalanta, l'ultima in casa, abbiamo iniziato qui lo scorso agosto, era Milan-Cagliari, doppietta di Giroud, gol di Tonali e gol di Leao, e ci ritroviamo adesso all'ultima in casa, penultima di campionato contro l'Atalanta. È stato un cammino importante, abbiamo fatto 88 punti, stiamo sognando qualcosa di meraviglioso, ma dobbiamo ancora conquistarcelo sul campo. L'arbitro Orsato attende i giocatori in campo, Gegio sta declamando uno a uno i nomi dei nostri giocatori che hanno capito che lo stadio è ancora più potente rispetto a Milan-Fiorentina. A Milan-Fiorentina c'era uno stadio fantastico, oggi di più per Milan-Atalanta. E quindi la speranza è che tutto questo possa essere linfa, che tutto questo possa essere qualcosa in più, anche per la squadra, anche per la prestazione, anche per la partita contro un avversario forte, contro un avversario qualitativo, contro un avversario intenso, contro un avversario fisico. Atalanta che rinuncia sia a Malinowski che a Zapata, non ci sono né Pezzella né Toloia, qualche infortunato Gasperini. Allenamenti a porte chiuse per l'Atalanta, come sempre accaduto durante tutte le settimane di preparazione. Anche il Milan si allena a porte chiuse, però le cose che riguardano le partite del Milan in questa fase finale della stagione vengono particolarmente enfatizzate. La cosa importante è che dentro questo meraviglioso catino noi questa sera ci mettiamo dentro tutto quello che abbiamo nel cuore, tutto quello che abbiamo nell'anima, tutto quello che abbiamo nella testa, tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni. Siamo tornati allo stadio dopo il lockdown, abbiamo fatto 30 punti per tornare in Europa League, poi ne abbiamo fatti 79 per andare in Champions League, adesso ne abbiamo fatti 80 per sognare. Ed entrano in campo le due squadre, il Milan e l'Atalanta, con Stefano Pioli che guida questo gruppo di ragazzi che ci stanno provando sul serio. Inquadrato l'arbitro Orsato, inquadrati i suoi collaboratori, l'arbitro Orsato dà il pallone al giovanissimo arbitro che è davanti a lui, poi ci sono le mascotte del Milan e dell'Atalanta, maglie incrociate, splendida la coreografia di tutto lo stadio, insieme, 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 forza, lotta, sempre meravigliosa questa coreografia, assolutamente meravigliosa. Tutto lo stadio è una curva, tutto lo stadio è meravigliosamente rossonero, tutto lo stadio è meravigliosamente organizzato di Milan, meraviglioso. Non solo la curva, ma tutti i settori, tutte le tribune dello stadio. Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. È il canto di Carlo Ancelotti, è il canto della settima Champions League, quella del 23 maggio 2007 ad Atene. Perché dopo Istanbul c'è sempre Atene. E dopo un 5-0 contro l'Atalanta si può sognare contro l'Atalanta. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi! Fra poco l'inizio del match, fra poco l'inizio della partita con l'arbitro Orsato e i suoi collaboratori che salutano a loro volta i nostri giocatori dopo averlo fatto con quelli dell'Atalanta. Insieme a noi, certo, insieme ai nostri tifosi, insieme alla nostra curva, tutto uno stadio fantastico, tutto uno stadio da brividi, guardatelo ragazzi! Li avete portati voi qui questi tifosi, li avete trasformati voi questi tifosi. Negli anni scorsi a quest'ora facevamo altro, chiudevamo il campionato con qualche obiettivo di qua, qualche obiettivo di là, invece guardate cosa avete fatto fino ad oggi, continuate a farlo. L'arbitro Orsato con gli assistenti Giallatini e Preti, il quarto uomo Rapuano, al VAR c'è Irrati con Dionisi, il Milan, Mike Maignan in porta, in difesa da destra Calabria, Calulu, Tomori e Theo Hernández, a centrocampo Chessy, Tonali, davanti Salemekers, Krunic, Raffaele Leao e Olivier Giroud.
in panchina Tataruzano Mirante, poi Bennacer, Balotiure, Ibrahim Diaz, Ibrahimovic, Rebic, Romagnoli, Florenzi, Messias, Makayoko, Gabbia. Sono fuori soltanto Simon Kier, Daniel Maldini e Samu Castieco. L'Atalanta propone Musso in porta, in difesa da destra De Rul, Palomino, Jim City, poi a centrocampo Atebur, Freuler con Miners e Zappacosta, davanti Pessina, Pasaric e Muriel. Quindi De Rul viene presentato a destra con Miners a centrocampo e Pessina nei tre davanti. Vedremo se sarà proprio così. Si parlano, si incoraggiano, si mettono a cerchio i nostri giocatori, tutto San Siro applaude. È un momento fantastico, è il momento della grande sfida, del grande momento. Andiamo a giocarcela fino in fondo, ragazzi. Questo stadio è merito vostro. Sto parlando ai giocatori del Milan, naturalmente. Tifo meraviglioso. E fra poco inizia il match. Fischio Orsato, si gioca, palla all'Atalanta con Freuler che dà dietro a De Rul, De Rul che parte a destra, quindi braccetto di destra della difesa a tre dei bergamaschi. Theo Hernández deve andare a chiudere su Atebur, buona chiusura di Teo, spinto da dietro da Atebur, primo fallo da parte dei bergamaschi. Adesso c'è il calcio di punizione a nostro favore con Mike Maignan che va sulla palla. Dobbiamo essere intensi, lucidi e reattivi, non frenetici, non estremi. Eccolo Mike, pronto a fare palla lunga. Dopo 40 secondi di gioco qui a Milano San Siro, Mike Maignan, palla lunga, va al salto Giroud, la deviazione di Oli fa finire la palla fuori, è stato messo in mezzo da De Rul e Palomino e adesso c'è la rimessa di Atebur. Atebur studia la situazione, decide di dare palla indietro a Palomino, Palomino pressato da Giroud, palla che arriva dietro a Musso, l'ex portiere dell'Udinese rimette palla in mezzo, va a chiudere che sì, serie di batti e ribatti, riesce a girare bene la palla all'Atalanta Muriel. Muriel è andato via bene, Tonali scappa indietro, Tonali lo insegue, Tonali porta via palla, Krunic freme il Milan e poi c'è Theo Hernández per Leao. Teo se ne va, Teo se ne va, ecco Teo, palla dentro, Teo, la palla arriva ancora a Salemakers che la tiene lì, grande Alexi, Alexi in area, Alexi, Giroud la da dietro, non riusciamo a tirare. Grande possibile occasione per il Milan, dà il vantaggio Orsato sul contatto Tonali-Freuler e allora prova a ripartire l'Atalanta con Calabria che va a prendere Muriel la mette in mezzo con Miners, attenzione a non spezzare in due lo schieramento, Krunic va a chiudere e poi c'è Atebur contro Teo, ancora la giocata su Mario Pasalic che torna da Atebur, poi è Krunic che allontana, forse una deviazione, vediamo, sembrava rimessa nostra, l'ha fatta carambolare Theo Hernández sullo stinco di Atebur che restituisce palla, eccolo Teo è pronto a riprendere il gioco, la palla arriva a Ficto Mori che chiama in causa Mike Maignan, eccolo Mike la dà dentro su Calabria viene in mezzo su Kuhn Miners, avevamo di là Salemakers che si fa sentire, Alexi, avevamo di là libero Salemakers, siamo andati a cercare una soluzione centrale che ha riportato sull'Atalanta Pasalic, attenzione l'allargo di là con il tocco dentro su Muriel seguito da Kalulu, non perderlo Pierre, bravo, e poi Alexi, Salemakers porta via palla, bravo Alexi, poi Pierre prova a deviare, va al salto di testa Calabria, spinto da due, fallo su Cala Calabria, netto da parte di Freuler, spinta da dietro, calcio di punizione Milan. Dai ragazzi, la palla arriva a Ficto Mori via Maignan e poi c'è Teo che cerca l'allungo, prova ad accelerare Teo, lo aspetta alto De Rul, palla dietro di Giroud che era braccato da quattro giocatori dell'Atalanta, poi Pessina segue che sì, ancora Ficto Mori torna di qua da Teo, avanza Teo, la palla lunga del Teo, prova a inserirsi Tonali, respinge l'Atalanta, ci ha costretto a giocare la palla lunga l'Atalanta, attenzione è partito Atebur e Leao non lo segue, Atebur trova però Theo Hernández che ha recuperato la posizione e allora Atebur prova ad andare
La palla esce, la rimessa è nostra ancora. La rimessa è nostra ancora. Eccolo Theo, pronto a rimettere il pallone in gioco. Fikto Mori, palla nostra. Ancora Mike, viene molto in mezzo al campo Calabria quando ha palla Mike. Adesso c'è il rilancio ancora su Theo Hernández. Orsato sgrida un po' Theo Hernández per aver preso la palla con le mani. Adesso è Pasalic che restituisce palla a Mignon. E Orsato è fatto così. Orsato, d'altronde le partite poi diventano le partite di Orsato. È così. Vediamo la palla che torna. Mike Mignon, forse adesso si può riprendere con Tomori che ha ricevuto palla da Mike e da Calabria. Pressa alto l'Atalanta, Tomori torna da Mike Mignon, bisognerà avere tanta pazienza anche oggi. Eccolo Mike che dà la palla giusta a Giroud che aspetta a centrocampo e poi serve Theo. Abbiamo guadagnato un po' di campo ma l'Atalanta è schierata, anche Tonali è molto avanzato come a Verona. Ancora Fikto Mori per Theo, sale Atebur a pressarlo, viene marcato a vista, c'è la marcatura Deron Leao è appiccicato a Leao, ecco perché lo ha messo lì. Adesso ho capito, mi chiedevo perché avesse messo Deron, adesso ho capito, Deron è in marcatura fissa uomo su Leao. Attento Rafa, stava per arrivare a Pasalic questa palla. La marcatura di Deron è stata studiata apposta da Gasperini. Deron segue Leao in ogni zona di campo, marcatura uomo, come Gentile su Zico ai mondiali dell'82. Va di testa Giroud, dentro per Krunic galleggia, poi Salemakers viene in mezzo, Alexi viene in mezzo, servito Calabria, il cross allontana l'Atalanta, prova ad andare Muriel braccato da Kalulu, poi Salemakers ha iniziato alla grande, Calabria, Alexi, vai, mettile in mezzo bene, Alexi sta iniziando la partita alla grandissima, poi la dà di qua Kalulu, il cross di Kalulu, il colpo di testa di Krunic, la deviazione Atalanta, angolo, dai ragazzi, grandissimo cross di Pier Kalulu, Sandro Nesta meraviglioso, immortale totale con Paolo Maldini, Ricky Massara e Ivan Gazidis. E allora va dalla bandierina Sandro Tonali, vicino a lui c'è Rade, presidente Percassi con suo figlio Luca, calcio d'angolo Tonali, va dalla bandierina al Milan, Tonali ha vicino a sé Krunic, ecco allora il tocco per Krunic che va al cross, altra deviazione, non è riuscito ad alzare il cross Krunic, ma Muriel era veramente vicino al crossatore, però poi l'azione era in gioco. Adesso vediamo se batte l'angolo direttamente Tonali, dovrebbe essere così, vediamo se Muriel rispetta la distanza, alza il braccio sinistro Krunic, va al cross Tonali, basso, non è riuscito a alzarlo nemmeno Sandro, deviazione di testa Milan, poi libero Salemakers tocca su Krunic, ancora cala Calabria, fa l'allargo per Alexi la mette in mezzo, c'è la deviazione atalantina, il colpo di testa, poi Kessi la recupera, può allargare Kessi per Teo, vediamo se c'è campo per Teo, chiede palla Giroud in area, servito Kessi, possesso palla nostro con l'Atalanta che sale, Krunic di tacco per Leao, meraviglioso Leao la prende, Leao attaccato da Palomino, l'ha disarcionata la palla Palomino, dobbiamo mettere in partita Leao, chiede il fallo Calabria ma Orsato dice no e poi c'è Tomori che va a fare un meraviglioso recupero, Tomori mette la riffa a posto, Calabria protesta, Orsato deve fare subito l'Orsato e adesso possesso palla da parte di Tomori, Cala giochiamo, non stare lì a discutere, tanto ha sempre ragione lui, giochiamo e allora possesso palla Milan che poi Orsato se ne lega il dito, Mignon
Maignan tiene palla, riteneva di aver subito fallo da Muriel Calabria, ma così non è secondo l'arbitro. Maignan fa lancio lungo, troppo lungo, la palla va direttamente su Musso. Questa volta è finita lunga la nostra palla e adesso viene servito Zappacosta da dentro su Atebur, anzi chiedo scusa Freuler, c'è Calabria in pressione su Muriel, ancora il possesso palla talantino con il controllo di Freuler in mezzo al campo, l'allargo per Jim City che prova ad avanzare da questa palla dentro, ho paura, Zappacosta, Salemakers, palla che esce. Rimessa dal fondo nostra, sono stati bravi ad aggirarci, bello il pallone per Zappacosta, però il suo cross sullo stretto, sul breve per Pasalic è finito fuori e c'è la rimessa dal fondo per noi. Dobbiamo stare attenti a queste palle a terra dell'Atalanta. Ecco allora Mike Maignan che avanza e studia la situazione. Mike, difensore centrale aggiunto, imposta lui. Mike, attento Mike che arriva Muriel, grande Mike su Teo, bella decisione di Mike per Theo Hernández che arremba e appoggia su Giroud. Leao contro Darun, Leao viene in mezzo a giocare per Calabria, giusta, bella, bravo Rafa, ancora Calabria, Salemakers, va al cross Alexi, la palla è controllata da Musso. Era un cross con molti giri, questo è il settore ospiti atalantino, alla fine il settore ospiti noi lo diamo sempre nonostante tante chiacchiere delle vittimelle. E allora c'è Darun che dà palla indietro a Palomino pressato da Giroud, palla ancora su Jim City rilancia, aveva cercato l'anticipo su Pessina che sì, e poi che sì mette fuori, la rimessa con le mani è loro. Presidente Scaroni, il presidente del Milan Scaroni nella alta tribuna di San Siro, la tribuna d'onore di San Siro, la rimessa con le mani è Bergamo. Ecco la ripresa del gioco. Con la palla che arriva Muriel pressato da Calabria. Muriel deve tornare indietro da Musso. Vediamo Musso che studia la situazione. Palla di là di Musso, sorvolato Tonali, Calabria in vantaggio. Vediamo Cala cosa decide di fare, si gira davanti a sé Zappacosta. Palla lunga su Giroud che va col petto. Petto, ancora Bergamaschi in pressione, poi c'è Calulu che viene avanti. Eccolo Pierre serve Teo. Teo cerca Leao, ma Derun segue in una marcatura pazzesca Leao. Tomori, ancora Mike Maignan, praticamente Derun non partecipa alla manovra, pensa solo a marcare Leao. Ancora Krunic prova a girarsi, fallo di Kop Meinhard su Krunic. Sembra sgonfio ancora il pallone, fallo piuttosto netto di Kop Meinhard e allora si riprende a giocare Calulu torna da Tomori, partita molto bloccata, molto tesa, molto tattica. Tomori viene in mezzo al campo a giocare su Calabria che la dà di prima, va a inserirsi Leao su Darun. Leao c'è campo, brutta entrata, fallo di Atebur su Leao, calcio di punizione Milan. Entratina niente male di Atebur, Orsato si spiega. Sì, è andato a corpo morto Atebur su Leao. Adesso c'è il calcio di punizione a favore del Milan. Va sulla palla Krunic. Un solo giocatore in barriera è Pessina, Krunic, è salito anche Tomori. Alza il braccio sinistro Rade, però Orsato dà indicazioni a Kessié e agli altri. Colpo di testa dell'Atalanta,
Salemaker si è atteso un attimo prima di piazzare lo scatto. Hatebur allontana, palla fuori. Rimessa con le mani per il Milan, con Tonali che vede Kalulu. E poi ancora palla nostra con Fick Tomori. Tomori torna da Teo, bella palla per Giroud, sbilanciato da Palomino. La palla esce, la ripresa del gioco è a cura dell'Atalanta. Partita cerebrale, partita dura, intensa. Va adesso alla ripresa del gioco Musso. Rimessa dal limite dell'area piccola per il portiere dell'Atalanta, con Muriel che arriva prima di tutti sul pallone. Salemakers disimpegna bene su Calabria. Palla recuperata dal Milan con Kalulu che torna da Maignan. Maignan vede Teo. Vuole che i giocatori vengano di qua, mister Pioli dalla parte di Teo. Ecco Fick, c'è Calabria sempre in mezzo al campo libero. Eccolo Cala che torna da Fick. Attenti ragazzi, non perdiamo palla. Ecco Sandro Tonali che difende bene sull'assalto avversario. Salemakers per Calabria. Calabria attaccato, fallo secondo l'assistente Preti e quindi calcio di punizione, fallo di Freuler su Calabria. Si allontana Freuler, calcio di punizione Milan. Aveva difeso bene Tonali su Gym City. Calabria sta giocando da mezzala giunta. Mi sembra di vedere più lui nella posizione di Tonali che Tonali stesso. Calcio di punizione ancora per il Milan. Con Tonali e Rade sulla palla. Maignan a centrocampo a dare indicazioni. Tonali lascia Krunic, il cross bello, colpo di testa, Leao la sfiorata. La palla esce, rimessa nostra. Era un bel cross questo di Rade. Un bel traversone, una bella punizione. Teo pronto a mettere in mezzo sullo 0-0 di Milano San Siro davanti a un pubblico fantastico. Ecco allora Leao che lascia scorrere palla, la mette in mezzo, schiaccia Palomino fuori, Muriel, Leao, fischiato il fallo di Calabria su Muriel. Calcio di punizione a favore dell'Atalanta. Ma è caduto un po' da solo Muriel. Mi è sembrato di leggere il labiale del mister perché va avanti. Adesso la palla è di Kuhn-Meiners che la dà ad Atebur, pressato da Teo. È partito Teo. Il tiro di Teo fermato da Palomino. Poi l'Atalanta riparte di là che si deve andare a chiudere su Pessina. Teo aveva provato a piazzarla, Palomino l'ha presa. Attenzione a Zappacosta. Su Zappacosta si porta Calabria che si raddoppia. Palla dietro su Freuler. Adesso deve uscire anche Tonali a difendere. Attenzione Gym City. Palla di qua per l'Atalanta. Cambia completamente fronte di gioco Freuler. La tiene in campo De Roon. Posizione di terzino destro offensivo per De Roon. Poi con Maignan dentro arriva la grande Kalulu per Giroud. Giroud ha perso un tempo di gioco. Avevamo subito Kalulu da servire. Ecco allora Leao di là. Krunic campo. Krunic dalla di qua. Palla ancora nostra. Voleva servire Kalulu. Poi arriva il tiro Tonali. La palla esce. Va bene. Applaude Milano San Siro. Dai ragazzi. Avevamo Kalulu scatenato da servire. Questo il tiro di Tonali fuori. La ripresa del gioco adesso è a cura di Musso. Al limite dell'area piccola. Adesso tocca all'Atalanta ripartire. Palla lunga. Il balzo di testa di Teo. Cerca la palla Krunic, la prende con Maignan. Ancora la palla che esce, rimessa nostra. E Tomori non perde tempo ad andare su Mike Peterson Maignan. Eccolo il nostro portiere che avanza lui. La dà subito a Cala Calabria che sbaglia. Dobbiamo rimetterci in posizione ragazzi, vi prego. Abbiamo perso una brutta palla. Pasalic
si allarga Kalulu per andare su Froiler, il cross di Froiler è fuori, fuori. Va bene ragazzi, va bene Cala, va bene Davidino, va bene. Palla fuori dell'Atalanta. Adesso tocca al Milan provare a ripartire con Mike Maignan. Perché adesso questo asse Maignan-Calabria è stato un po' scoperto. Cala voleva servire subito il compagno, la data di prima, e gli ha rimbalzata sullo stinco. Salemakers dentro per Giroud che la lascia passare per Krunic che sbaglia. Però c'è un fallo su Calabria prima, visto netto prima. Fallo su Calabria prima. Calcio di punizione a favore del Milan. Ecco sulla palla Kalulu, che sceglie di servire Tonali. Poi ancora Pierre, Mike Maignan. Milan molto lucido, Milan molto attento. Maignan traccia il campo, Maignan su Leao, colpo di testa, Giroud di prima su Krunic ancora verso Kessi prova a darla dentro su Salemakers, arriva Musso. Avevamo Tonali da servire. Va bene ragazzi, Milan molto vocale. Ecco allora la palla dell'Atalanta verso Koopmeiners. Su Koopmeiners si porta Giroud, Hatebur pressato da Theo, ancora Koopmeiners, palla che arriva a Musso. Musso allontana, Leao la spizza di testa dietro, che sì, la difende, arriva Raderade, splendido per Leao, area di rigore, Leao, il tiro di Leao, la parata di Musso. Se l'avesse colpita più forte entrava questa palla, la girata, la toccata. D'altronde era in una posizione di equilibrio non semplice. Adesso c'è il possesso palla da parte dell'Atalanta con Jim City. La deviazione di Salemakers, allontana ancora Froiler. La palla è molto alta, è arrivata fin sul secondo anello, la schiaccia giù Tomori, peccato il rimpallo di Kessi. Avanza ancora Muriel contro Kalulu. Muriel la mette in mezzo, esce Maignan. Grande, grandissimo Mike Peterson Maignan. Gran bella parata felina di Mike Maignan. E allora c'è Calabria che deve mettere la palla fuori perché c'è Muriel a terra. Muriel che ha la gamba un po' rigida. Devono entrare i medici dell'Atalanta. Grande balzo di Mike Maignan qui. Intanto Stefano Pioli parla con Fick Tomori. Indicazioni tattiche, spiegazioni di campo, si scalda Zapata. Si scalda Zapata per l'Atalanta. Vediamo se Muriel riesce a riprendere la partita. Gli muovono un po' il ginocchio. Questo è un replay del duello Palomino-Giroud di prima. Muriel fa fatica, forse ce la fa, forse scioglie la gamba, vediamo. Vediamo se l'Atalanta ci restituisce palla. Dovrebbe farcela rientrare Muriel. Adesso Kalulu avanza. Kalulu subito su Theo. Dovrebbe essere in grado di riprendere Muriel. Avanza Theo Hernández. Theo Hernández tiene palla. La tocca dentro a Kessi. Kessi vede Calabria. Palla che torna indietro. Ragazzi. Dai Davidino, dai. Eccolo Theo. Si alza la difesa dell'Atalanta, tende ad accorciare il campo la squadra di Gasperini. E allora vediamo Tonali marcato e poi Tomori che torna da Theo. Su Theo esce Koopmeiners e poi c'è ancora il pallone su Tomori. Tomori è rientrato, Muriel nel frattempo si è messo di là, fa un po' di fatica a correre però, e Zapata continua a scaldarsi. E la palla di Kalulu torna a Mike Peterson Maignan. Eccolo Mike, mentre la curva ricorda tutti i chilometri che fa
col diavolo in fondo al cuore, coro bellissimo. Ecco il lancio lungo di Mike Maignan a cercare Giroud, la palla però rimbalza di là. La palla rimbalza di là su Musso. Fa fatica a tenere palloni, marcato da Palomino Giroud. Una marcatura non fisicissima quella di Palomino, ma di giustezza, che fino a questo momento ha avuto ragione su Olivier. Bravo che sì, poi Krunic, fallo, fallo su Rade Rade. Tonali chiede qualcosa, Borsato si fa sentire, qui vediamo il fallo di Freuler, il capitano dei bergamaschi, a terra Krunic che un colpo quindi l'ha preso, si rialza Rade Rade. Adesso tocca a Tonali battere la punizione. Vediamo cosa succede, avanza Krunic, alza il braccio sinistro Sandro. Si sono allargati Calabria e Salemakers. Tonali, Tonali lunga, lunga per Giroud, che ha spizzato la palla, non è riuscito a staccare Olivier. La palla era molto veloce. E adesso tocca dal limite dell'area piccola a Musso riprendere il gioco. Limite dell'area piccola, Atalanta, ecco Musso, palla molto alta e molto lunga, va di testa che sì, va di testa Leao, la prende Giroud, Giroud non riesce a farla andare, fa fatica Olivier a distribuire palloni, poi va a chiudere Theo ma la restituisce a Pasalic, batti e ribatti che sì, palla sul petto di Attebur, calma dice il mister, attenzione che è partito Kuhn-Meiners, Kuhn-Meiners preso nella circostanza da Tomori. Muri e la mette in mezzo, nostra, 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 bravi ragazzi, bravi, dai, 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 dai. Ecco il lancio lungo di Mike Maignan su Leao, ma è troppo a sinistra, Leao si era centrato, la palla è controllata da De Roon. De Roon sta un po' togliendo Rafa dalla partita. Ecco il lancio di Kuhn-Meiners, di là su Zappacosta, esce Calabria, Salemakers va a pressare sui bergamaschi, Palomino. Giroud non riesce a fermarlo, Palomino avanza, Giroud bravo, Giroud bravo, Tonali bravo, ah non è riuscito, e non è riuscito Fick, parte Muriel il contro Kalulu, era una palla che stavamo per controllare noi, attenzione, grande cala, grande cala, grande cala, non perderla, palla fuori angolo, non si sono capiti Maignan e Calabria, calcio d'angolo Bergamo, va dalla bandierina Kuma, va dalla bandierina Zappacosta che lascia Muriel, Muriel dalla bandierina. Vengono dietro i nostri ad aiutare Giroud, Leao. Ecco sulla palla Muriel. Pronto a mettere in mezzo il colombiano, il cross basso, rimpallo, attenzione il tiro. La palla è tenuta in campo da Mike Maignan alla grande. Dopo il tiro con palla non presa benissimo dai bergamaschi, Mike decide di dare le carte sparigliando su Theo. Theo, Theo, l'imbardata di Theo però è troppo, facciamo fatica a trovare Leao, prima palla troppo a sinistra, adesso palla troppo a destra, facciamo fatica a trovare Leao perché Leao prova a liberarsi dalla marcatura di De Roon e non sempre trova la posizione più agevole. Muriel dà questa palla a Tomori, Giroud, Giroud non riesce a servire, Giroud sta facendo fatica Olivier, poi Rade, Rade finisce a terra, aveva provato a portare il contrasto a Pasalic, ha avuto la meglio il croato, e ancora Giroud, Giroud si continua a giocare, Freuler, dai Olivier, dai, combatti Olivier, la palla è di là, lui sta combattendo, fa fatica a prenderla, ancora Zappacosta, Zappacosta dentro su Muriel, Muriel, poi Kalulu ha letto bene, prova a inserirsi su Jim City, Salemakers, gran lavoro di Pierre Alexis, gran lavoro, bravo Alexis, bravo, 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 venuto fuori bene, che sì, dentro per Rade Rade, attento Rade, attento Rade, attento Rade, attento Rade, diamola, ci stanno addosso, diamola, e ancora Pessina che avanza, servito a destra Atebur, eccolo Pessina, che deve tornare indietro, anche il Milan ha preso posizione, vediamo se Giroud riesce in qualche modo a disturbare Palomino che fino a questo momento sta stravincendo il duello, dobbiamo rimontare due duelli,
dobbiamo rimontare Giroud su Palomino e Leao su De Rona. Attenzione Muriel, scivola Muriel da palla dietro, ancora l'Atalanta, Freuler prova a servire, ancora Jim City, palla dentro, Zappacosta inseguito da Salemakers, Zappacosta è riuscito a fare un buon lavoro, poi Calabria mette il piede, la palla esce da Vidino, rimessa con le mani loro, attenzione Muriel dà la palla dietro a Freuler serve Jim City, ecco allora il tocco dietro su Palomino, ancora la palla su Jim City, Cub Miners, ancora Muriel di tacco, Calabria ha saltato, molta paura, Zappacosta se n'è andato, rimedia Kalulu e poi c'è Fick Tomori, la palla esce, rimessa dal fondo, grande Fick, richiama l'attenzione di tutta la squadra Fick, Tonali parla con Salemakers, abbiamo cose da mettere a posto, dai ragazzi, e abbiamo poco sbocco sul mare perché ci sono le chiuse di De Roon su Leao e di Palomino su Giroud, ci sono le chiuse del naviglio. Ecco Mike Maignan che riceve, tiene palla Mike viene da Theo se l'allunga, facciamo fatica ragazzi, Pasalic ancora per Atebur là da dentro, Muriel, il tiro di Muriel, la grandissima parata di Mike Maignan, grande giocata di Muriel, grande risposta di Mike Maignan. Mike Peterson Maignan si tuffa e la prende lui, felina come sempre la movenza del nostro portiere Kalulu, buon momento Atalanta, eccolo Theo Hernández che prova ad avanzare, servito Tomori, avanza Fick, loro ci bloccano le fonti di gioco, è cortissima la marcatura di De Roon su Leao, è un bel problema, ecco l'avanzata adesso di Mike Maignan che sposta gli avversari, poi serve che si torna da Mike, adesso si è messo centrale Theo Hernández, Mike studia la situazione, attento Mike, arriva Pasalic e allora si libera Tonali dentro per Calabria molto avanzato, ma Freuler lo ferma, prova ad andare a pressare Giroud su Musso, ancora la palla che esce da parte dell'Atalanta, terra Calabria che è caduto male, ha preso anche un colpo all'anca Davidino, si parlano Musso e Giroud, questo è il colpo preso da Calabria da Freuler che aveva fatto fallo, ragazzi gli dà la botta, lo trattiene, questo è un fallo da fischiare però, non si sarà mica fatto male da solo, qui rivediamo intanto il tiro di Muriel, no andava dentro, ho pensato per un attimo prima sul replay che potesse andare fuori, invece andava dentro, adesso la rimessa con le mani è Bergamo, anzi nostra, la palla era uscita, ma era uscita la palla? Era uscita sul tentativo del disimpegno dell'Atalanta, adesso c'è Kalulu che dà a Mike Maignan, ancora Mike mette la suola sul pallone, poi serve che si viene da Theo cerca l'imbardata su Tomori, deve rialzarsi Fick, abbiamo tentato uno schema nuovo con Tomori addirittura centravanti, prova a pressare il Milan, Krunic su Cub Miners, palla che esce, palla nostra, dai ragazzi, ecco allora che si, Milan che studia ogni tipo di soluzione, ancora Fick Tomori torna da Mike, sullo 0-0 di Milano San Siro dopo 33 minuti e mezzo del primo tempo, eccolo Mike, partita molto bloccata,
Eccolo Mike che fa il pallone con lo scavetto verso Giroud, colpo di testa su Leao. Leao attaccato da De Roon, Leao la difende bene, Leao, Leao in buca per Calabria, Calabria prova a riprenderla, Leao, Leao, area di rigore, Leao, Leao, Leao in area. Leao in area, Leao ha preso il tempo agli avversari, ecco palla dentro, Calabria, Calabria la da dietro ad Alexi, Alexi se l'allunga, il tiro, la parata di Mus. Leao ha provato ad attaccare a destra, ha provato a variare sul tema, Rafa, c'è stata una deviazione, era più angolata la palla di Salemakers. Bravi e fortunati loro a toccarla. Ecco Leao che pressa De Roon, vedete che quando mettiamo Leao nel motore, quando mettiamo Leao nell'azione... Il brivido lo creiamo e lo proviamo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ecco De Roon che imposta. La prima volta che lo fa centralmente. Fino adesso aveva semplicemente marcato Leao. Ecco la palla lunga dell'Atalanta. Prova a inserirsi Pasalic, il colpo di testa e il blocco di Maignan. Maignan, Maignan schiaccia il pallone giù su Theo. Vuole darglielo in velocità. Theo si appoggia alla velocità della palla. Adesso c'è Leao che va centrale, Leao che va centrale, quindi se Leao va centrale De Roon si sposta a centrocampo. Prova a confondere un po' le acque, le idee Pioli. Ecco Tonali largo a destra, Sandro dà la palla dietro a Kalulu, ancora l'appoggio a Tomori, Tomori dentro su Leao, seguito questa volta da Kuhn-Meiners. Ecco Leao che se ne va, ecco Leao che si libera, ecco Leao che se l'allunga, però purtroppo vuole il fallo ma riparte Atebur, deve andare a chiudere velocemente Teo, Teo, Teo lascia giocare Orsato, Salemakers doveva darla subito, Alexi diamola subito che avevamo Krunic, ecco che sì, che ha preferito non darla subito a Tonali, poi l'allargo giusto di qua per Calabria, vediamo se la tiene in campo Davidino, sì, palla nostra, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Davidino. Ogni singulto della partita, ogni sussulto va seguito, partita bloccata. Avanza Fick, c'è largo Theo Hernández, c'è campo per lui, Teo, il cross, bello, colpo di testa di Palomino. Era bello il cross, era bello. Adesso la rimessa con le mani Milan. Krunic si muove, che sì, si muove. Vediamo Teo cosa sceglie di fare, servito rade rade. Teo torna indietro da Fick Tomori. Tomori va da Pier Kalulu, si allarga... abbassandosi Salemakers, ecco che riceve Alexi, si allarga in binario Calabria, ma lui dà la palla dentro a Tonali, la finta bella, Giroud, 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 giusto per Teo, Teo, vediamo se c'è campo per Teo, Teo prova ad andare, Teo, Teo dentro, Giroud, è troppo lunga, peccato, buon tentativo Teo, Giroud, i due bleu della nazionale di Deschamps, qui il contrasto di testa prima fra Tomori e Pasalic, Tomori la voleva prendere lui, picchia il palmo della mano per terra, ecco allora Musso pronto a rilanciare, limite dell'area piccola Atalanta, va Musso, la palla è molto alta e molto lunga, il colpo di testa atalantino, Calabria non la controlla, preferisce rimetterla subito in mezzo e il rimpallo di Krunic favorisce l'Atalanta, abbiamo giocato due volte male. Favorita l'Atalanta, Kuhn-Meiners per Atebur, Atebur pressato da Theo Hernández, avanza Kuhn-Meiners, pressato da Kessi, ancora Atebur, Atebur la da dentro, Krunic bravo per Kessi, dai, dai, dai Frank, dai, dai Frank, bella per Salemakers, 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 siamo spaccati, attento Alexi, attento! Ale! Freuler, Freuler, la riprendo loro, incredibile. Incredibile la palla che abbiamo lasciato lì, attenzione il tiro, la palla è fuori, abbiamo lasciato una palla sanguinosa, Alexi era nostra, Zappacosta è andato al tiro fuori, molto largo il tiro del 77 dell'Atalanta, Davide Zappacosta, e allora tocca al Milan provare a ripartire con Fick Tomori, gara dura appesa a un filo, acre. Ecco Theo Hernández che viene di qua su Giroud, il colpo di tacco, Leao fermato, Leao non c'è fallo, riparte l'Atalanta, dobbiamo stare attenti a queste giocate di prima, dobbiamo stare attenti a queste giocate di prima ragazzi, perché se non sono perfette, non possono essere perfette, l'Atalanta riparte, è chiaro provarci per sparigliare ma l'Atalanta riparte, bravo Kalulu a uscire alla grande su Muriel, grandissimo Pierino, andategli incontro però, andategli incontro ragazzi, andategli incontro. Rimessa con le mani Atalanta, rimessa con le mani Atalanta,
Ancora Salemakers, adesso la rimessa con le mani è nostra. Zappacosta voleva rimettere lui, poi non ci dà ridà neanche la palla. Non bello come atteggiamento. Giroud prova a difenderla, il rimpallo favorisce l'Atalanta. Muriel, grande Fick, recupera che si allarga, bravo Frank su Leao. Vediamo Rafa e gli rimbalza davanti. De Rulla mette fuori. Dai ragazzi. La palla di Giroud purtroppo torna spesso indietro. Ancora Theo Hernández gioca, si fa sentire la nostra gente, che sì, Salemakers, c'è bisogno di farsi sentire da parte dei nostri tifosi, la partita è molto complicata. Tonali viene in mezzo, ancora Salemakers, Tonali, ecco la palla portata su Calabria, ma lui se la porta dietro a sua volta, perdiamo un tempo di gioco e non avanziamo, ma ci prova Kalulu a portarla su che sì va da Fick. Tomori cerca ancora che sì, c'è largo di la Cala, andiamo da Cala, è difficile, Cala di testa, la schiaccia giusta per Tonali, ma Giroud è centrale, la palla di Sandro non arriva a Oli. Ancora l'Atalanta che va al rilancio con Musso la mette lunga, che sì di testa sovrasta, Krunic non la tocca, non la direziona, non la dirige. Allora De Runa, buon gioco su Atebur. Leao prova a pressare De Runa. Freuler, arriva Theo che aveva letto bene, il rimpallo favorisce Sandro. Arremba Sandro, Salemakers dentro, bella per Raderade. Il tocco, Tonali, vediamo se ci arriva. La palla schizza di là verso Raderade. Raderade la porta via, bravo Krunic, bravo su Zappacosta, bravo. Ecco allora Rade che difende palla, non perderla. Calabria, Rade Krunic. Grave ostruzione netta di Zappacosta su Calabria che poi sbaglia. Lo manda in confusione. Zappacosta ha usato mestiere nei confronti di Calabria, Calabria ha perso lucidità e concentrazione, ha sbagliato il passaggio. Avanza Atebur, palla dentro su Muriel viene di qua, Tonali attacca la posizione di Pessina, anzi di Freuler, palla dentro, ecco l'anticipo di Kessié netto, bravissimo Frank, c'è fallo su Kessié, fischia l'arbitro Orsato. E quindi calcio di punizione per noi, dai ragazzi, fallo di Freuler su che sì. Palla portata avanti da Mike Mignon, per Teo avanza e studia, ecco l'appoggio su Leao, la ridà Teo, bello Leao per Teo, esce con Miner su Theo Hernández, grande Teo, area di rigore, Teo, Salemakers, la lascia, Leao, il tiro, fuori, ho sperato nell'angolo, invece palla fuori. Ci ha provato Leao, non è tanto il suo tiro questo, Salemakers gliel'ha data bene, bravo Alexi, e la palla è uscita, rimessa dall'area piccola Musso. Si fanno sentire i nostri tifosi, vicini alla squadra sempre, palla lunga di Musso. Va al salto Muriel, allontana Fick, poi Kalulu capisce tardi, poi serve Calabria da dentro su Leao, ah che bella che era, De Run è riuscito però a prenderla di testa, sbaglia l'Atalanta, Salemakers, Rade la tiene in campo, bravo Rade, bravo Alexi, attento Alexi, ragazzi diamola di prima, ci stanno addosso, Teo non ha lo scarico immediato e allora preferisce ripartire dietro da Tomori, eccolo Fick, dentro su Giroud, palla che, ehi, Orsato non si piega, vanno a protestare i nostri, vediamo, posizione regolare, Jim City, Giroud, l'ha preso, fa giocare Orsato, figurati, noi non si vanno neanche a rivedere le cose, viene ammonito Giroud, certo, e comincia, decido io, lo sceriffo, comincia, non vedeva l'ora lo sceriffo, di fare la sua partita, ammonito Giroud. Pioli va dal quarto uomo Rapuano, guarda Orsato, inizia la sua partita contro San Siro, gli ha dato un colpo sull'anca, guardala, Giroud ha fatto un brutto gesto che non va bene,
Colpo sull'anca di Jim City su Giroud. San Siro si arrabbia. E adesso c'è la ripresa del gioco da parte dell'Atalanta. Palla lunga di Musso. Controlla Leao. Leao, Leao, prova a partire Rafa, prova a partire Rafa, 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 il tiro murato. Va a chiudere Pessina, si inserisce alla grande Fick, rischia di perderla, rimpalli, Rade Krunic, arriva prima Rade, grande Rade, per Teo Teo, ecco Teo che arremba, ecco Teo, la traversata del Teo, fallo, 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 basta, fallo, sempre a far chiacchiere, fallo, calcio di punizione, a nostro favore. Calcio di punizione, Teo Teo. Vediamo Teo pronto a mettere in mezzo. C'è anche Tonali sulla palla. Tonali la lascia a Teo. Teo la respinge Pessina, che non rispetta la distanza. Ma va bene, due minuti di recupero. Per Orsato va tutto bene. Rimessa in gioco con le mani da parte di Theo Hernández. Eccolo Teo Teo che torna da Tomori. Tomori vede Kalulu, si allarga Cala Calabria. Eccolo Cala che avanza, vai Davidino, vai Davidino, vai Davidino, l'allargo su Tonali che esce dai blocchi. Salemakers torna da Kessi, vediamo se Frank la mette in mezzo. Bella palla di Frank, bella palla. Giroud va al salto, Teo in area, Teo in area, ancora il cross, Giroud anticipato, ancora i nostri, Tomori, Tomori non riesce a controllarla bene e poi c'è il recupero, era al posto giusto Salemakers, dai ragazzi, Salemakers, cross alto, Giroud di testa, prova a prenderla, ma è in vantaggio ancora l'Atalanta con Derun, anzi con Atebur che poi fa il cambio gioco su Muriel, che cambio gioco ragazzi, Kalulu deve andare a correre indietro Tonali, grande recupero di Sandro Tonali. Grande recupero di Sandro Tonali e adesso giochiamo, e adesso giochiamo. Kalulu dentro per Salemakers, assalto finale del primo tempo del Milan. Salemakers, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Tomori, la palla di Fick torna da Kessi, ancora Kessi che dà l'allargo di là a Tonali, la tiene in campo Sandro Bravo, ancora Sandro, Sandro dentro su Giroud, Giroud, Giroud doveva fare il colpo di tacco, perde palla Olivier. Ancora l'Atalanta che avanza con Muriel, Muriel, Muriel inseguito da Kessi, grandissimo, gigantesco Kessi che rischia di perdere palla, poi Tonali, abbiamo giocato male ragazzi, abbiamo giocato male questa uscita palla, ancora l'Atalanta con Zappacosta, attenzione la deviazione di Kalulu, attenzione palla loro con Jim City, finisce il primo tempo con 5 secondi d'anticipo, 0-0, San Siro furente per il rigore non dato di Jim City su Giroud, gli dà, guarda, guarda il ginocchio sull'anca, guarda, guarda, e non va neanche a rivederla, non vanno mai a rivedere le nostre cose, quelle degli altri le riguardano sempre, le nostre cose non le riguardano mai, era fallo, era fallo, è inutile che tu non fischi, è fallo lo fischi, non che si arbitra come vuoi tu, se è fallo fischi. Non è che se no, non è che si arbitra quello che decidi tu, si arbitra quello che è giusto arbitrare. E fra poco l'inizio della ripresa. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Inizia secondo tempo a Milano San Siro sullo 0-0 di Milano Atalanta, che sì. L'appoggio a Cala Calabria. Cala Calabria lancia lungo verso Olivier che stacca bene. Palla in mezzo, allontana Derun, va a Calabria a rimettere su Krunic, sbilanciato, il corpo a corpo premia Pasalic che prova ad avanzare. Servito Atebur che non ha un buon controllo, Atebur si è fatto passare la palla praticamente sotto i piedi. Eccolo Fick Tomori che torna da Mike Maignan. Mike fa pallonetto e va da Theo Hernández. Theo Hernández dentro su Giroud, Giroud di prima,
Non riesce Olivier a servire Leao, purtroppo non riesce, facciamo fatica su quella cosa lì, su quella rasoiata lì, bella Theo a Giroud, ma poi la palla non è arrivata a Leao. Muriel, bravo Kalulu, poi Remba in mezzo al campo, Calabria che la serve a Kessi, bravo, voleva l'1-2 Calabria, ma Kessi non se l'è sentita, va Theo dall'altra parte, ecco Theo dentro, Krunic se l'allunga. C'è qualche errore individuale nostro in questo avvio di ripresa. Attenzione Atebur, che serve Kuhn Miners. Il cambio gioco. Una bella palla per Zappacosta, che ha attaccato sempre molto profondo in questo match. Nel primo tempo, Jim City. Ora l'appoggio su Pessina. Muriel se l'allunga. Kalulu vuole la palla. Ancora Pasalic. Servito di là Atebur, esce Theo su di lui. Muriel di prima, attenzione, Muriel. L'appoggio a sinistra per Zappacosta. Il tiro di Zappacosta e la palla esce, angolo. Calcio d'angolo per l'Atalanta, che è partita bene in questo avvio di ripresa. Tiro deviato da Calabria. Vengono dietro ad aiutare Giroud e Leao, calcio d'angolo di cui si occupa Muriel. Eccolo Muriel, pronto a mettere in mezzo. Palla su cui va, fa track Mike Maignan. Dai ragazzi, ecco Theo. Theo che porta sulla palla, c'è Tonali di là. Servito Giroud la lascia Olivier purtroppo non ha una buona felicità di tocco oggi. Avanza ancora il Milan con Kessi che riesce a servire Salemakers dà in mezzo al campo a Krunic, attento Rade. Ragazzi, dobbiamo darla subito la palla, ci sono servite di lezione diverse situazioni. Ecco Theo Hernandez che avvicina a Seleao, la palla controllata da Theo, ancora Fikto Mori torna da Pier Kalulu. Pier studia la situazione, Milan che prova a distendersi sulla destra con Calabria in mezzo al campo per Tonali attaccato, fallo. Non avrei detto che l'arbitro avrebbe poi alla fine fischiato fallo su questa giocata, invece il contatto Jim City, Tonali c'è, gioca subito a Salemakers dentro Krunic se l'allunga ancora e poi il rimpallo favorisce l'Atalanta con Freuler. Continuiamo sul controllo di palla ad allungarcela, l'Atalanta c'è addosso, dobbiamo tenerla lì incollata ai nostri piedi, santo il cielo sopra San Siro. Perde palla l'Atalanta, Leao può puntare De Roon, Leao se ne va, sbraccia De Roon, è riuscito a contenerlo, questo è un brutto segnale, questa marcatura maledetta di De Roon su Leao ci sta inibendo un po'. Dobbiamo provare con altri grimaldelli tecnici, tattici. Ecco allora De Roon che serve ancora Atebur. Su Atebur si porta Theo Hernandez, poi va a pressare Tomori. Dai Olivier, andiamo incontro Olivier! Tonali a Remba, Tonali dentro, Leao, Sandro in area di rigore, Sandro insiste, cross, angolo. Bella azione nostra, dai ragazzi. Va dalla bandierina Sandro Tonali, vicino a lui l'assistente Giallatini. Krunic si avvicina a Sandro dovrebbe metterla direttamente in mezzo, chiede il gol a curva, alza il braccio sinistro Rade, Sandro mette in mezzo, palla in mezzo, il colpo di testa, ci ho creduto, però la palla è schizzata via, Leao la lascia uscire, la rimessa è loro, lo sapevo. Leao guarda un po' torvo il centro del campo mentre Stefano Pioli sta dando indicazioni a Dante Rebic. La rimessa in gioco Atalanta con Atebur. Eccolo Atebur. Pasalic di testa va a provare a prenderla, che sì. Fallo di Frank. Su Pessina, calcio di punizione a favore dell'Atalanta. Ecco Kuhn Miners, deve tornare a fare fase difensiva Leao.
Ancora il tocco dietro dell'Atalanta per Kuhn Meiners. Attenzione ragazzi, Kuhn Meiners dentro per Pasalic. Pasalic fa l'allargo per Zappacosta, anzi chiedo scusa per Atebur. Atebur la rimette dentro su Kuhn Meiners. Stanno per entrare Rebic e Messias. Palla lunga Atalanta, la tiene in campo Zappacosta. Stanno per entrare Rebic e Messias. Ecco allora il tocco dietro dei bergamaschi. Ma entrano, ci sono cambi anche per l'Atalanta perché sta per entrare Zapata. Ecco allora la palla di Jim City dietro su Musso. Ancora Kuhn Meiners. Scivola Musso. Ha provato a prenderla Krunic. Jim City prova a prenderla Salemakers. Jim City è andato via. Tonali ci ha messo loro sempre la punta del piede e fanno anche il contropiede, incredibile. Deve andare Kalulu su Zappacosta, grande Pierre, ma la palla ancora di Zappacosta che deve tornare indietro e poi sbaglia, la recupera Pierre, bravo Pierre, poi Calabria, rimpallo Davide, ti prego, colpo di testa giusto per Mike Mignone, bravo Davide. E allora andiamo con Teo, c'è campo per Teo, ecco la traversata del Teo, che salta con Miners, Teo, fallo e giallo per Kuhn Meiners, non l'avrei detto. Kuhn Meiners non era diffidato, nell'Atalanta i diffidati sono Malinowski, Palomino, nel Milan Brahim Diaz, Kalulu, Leao, Romagnoli, Tomori, in campo ci sono Kalulu, Leao e Tomori, ma è stato ammonito Giroud. Tonali sulla palla, vicino a lui c'è Rade Krunic. Calcio di punizione che sta per essere battuto dal Milan. Krunic e Tonali. Krunic ha fatto gol su punizione a Verona nello scorso campionato. Due giocatori Atalanta in barriera. Andiamo Teo. Teo fuori sull'esterno della rete. Musso a guardare, uscita di pochissimo, grande occasione per Theo Hernández. Molti tifosi hanno gridato al gol, ma è uscita sull'esterno della rete. Esce Giroud ed entra Rebic. Dopo 8 minuti del secondo tempo ed esce Salemakers, quindi escono Salemakers e Giroud, entrano Messias e Rebic. Canta meravigliosa la nostra curva e tutto lo stadio la segue. Entra anche Malinowski, Zapata e Malinowski di là. Per l'Atalanta esce Muriel. Ed esce Pasalic, fuori Muriel e Pasalic, dentro Malinowski e Zapata. Rebic va a fare la prima punta. Messias si mette a destra. Rimessa dal limite dell'area piccola Atalanta con Musso. Musso pronto a riprendere il gioco. Si scalda anche Florenzi. Palla lunga di Musso che rimane lì. Messias la tocca in avanti per Rebic, Palomino è in vantaggio, Palomino la tocca in avanti, Calabria pressato da Zapata, poi Zappacosta fa un po' di ostruzione su Messias e la rimessa con le mani è loro. Eccolo Zappacosta, palla dentro che sì, la recupera Messias che la dà a Calabria, Calabria viene via, dai ragazzi, bravo Frank a dare subito la palla veloce di prima a Tomori per Teo. Teo scatta Leao, Teo va dentro Krunic, servito Rebic di prima, la prima palla di Rebic, Rebic non riesce a sfruttare l'errore di Kuhn Meiners. Riparte l'Atalanta con Pessina che fa tunnel a Kessié, poi Freuler, cambio gioco di là su Atebur. Attenzione, Atebur allarga il gioco verso Malinowski la dà ancora a Derun,
su De Rung si porta Krunic, palla dentro, si libera Pessina, non c'è fallo, mi sembrava onestamente fallo questo. Poi palla in mezzo al campo per Messias, Messias la dà lunga su Leao, Leao, Leao contro Kuhnmeiners, Leao, Leao, Leao. Gol! Ha segnato Leao! Ha segnato Leao! Urla San Siro! Vibra San Siro! Leao! Ancora Rafa! Leao! Sentite come urla San Siro! San Siro, Leao! All'11° del secondo tempo protestano quelli dell'Atalanta, ammonito Atebur. Ammonito Atebur. Ammonito Atebur. Vanno a protestare quelli dell'Atalanta. Qui è caduto da solo Pessina, gioca. Gioca. Questo è il gol di Leao. Eh no, bisogna, adesso vanno a vedere il VAR. Lo sapevo. Lo sapevo. Niente, niente, niente. Vanno a vedere il VAR. Vanno a vedere il VAR. Lo sapevo. Sapevo. È gol, è gol, è gol, è gol, è gol. Suma, stai zitto, che non sapevi niente. Suma, stai zitto. Non è fallo. Non è fallo. Orsato va da Gasperini. Me la sono presa con Orsato. Orsato è duro con tutti. Protesta Gasperini. Mani in tasca Gasperini e adesso ripresa del gioco con Zapata. Stanno tremando i sediolini di San Siro. Giochiamo ragazzi. Ancora la palla tenuta dall'Atalanta, la perde Malinowski. Mani lascia giocare Orsato, attenzione Malinowski, attenzione, lo aspetta che sì, grandissimo Frank, grandissimo Frank, porta a casa palla Frank. Theo Hernández, palla lunga, a inseguirla ci va Leao, Leao ci crede, Leao, Leao se l'allunga, la palla esce. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ecco Musso sul limite dell'area piccola. Lancio lungo. Va al salto di testa che sì. Poi la gira Zapata su Malinowski. Su Malinowski si porta Tomori. Ancora Atebur che l'allarga. La respinta di Tomori che va a seguire Malinowski. E poi ancora Pessina attaccato da Chessy. Bravo Rade, là, tanta legna Rade, tanta legna Rade, deviazione Atalanta, vediamo Leao, anticipato a De Rung. Ancora l'Atalanta che avanza con Malinowski, esce Kalulu senza paura su Zapata, colpo di testa ancora, tutti i rimpalli sono loro, vieni via Tonali, vieni Sandro per Ante Rebic, Rebic, Rebic non riesce a controllarla bene. Esce Musso ma Palomino gliela porta via, Tonali la lascia scorrere, dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi, Messias, Messias, Messias avanza, Messias, Messias la tocca di là Tonali, Tonali la tiene, la controlla, la appoggia di qua Messias, ancora dentro Rebic, 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 l'appoggia Sandro, Sandro, Sandro aspetta a metterla in mezzo, preferisce andare dietro da Kalulu. Eccolo Pier Kalulu che serve ancora a Fik Tomori, palla dentro perché sì, canta San Siro, vibra San Siro, enorme San Siro. Calabria, Calabria, Calabria perde l'attimo, che sì vuole la palla, Malinowski la difende bene, stiamo attenti a non perdere pallone in campo aperto ragazzi, vi prego che l'Atalanta riparte. 60°, quarto d'ora della ripresa, siamo nel ultimo terzo di gara. Iniziato adesso, Kuhnmeiners, Kuhnmeiners da dentro a Freuler, attenzione Freuler, l'allargo di qua a Zappa Costa, Zappa Costa si appoggia a male Tonali all'anca, Sandro sta soffrendo, palla tenuta da Jim City, continua a manovrare l'Atalanta, attenzione Pessina che allarga su Zappa Costa, attenzione ragazzi usciamo, usciamo lì su Freuler, è libero Malinowski, ho paura,
Malinowski, palla dentro, Zapata, Theo Hernández, il tiro alto, rimessa dal fondo. Si è immolato Theo, si è immolato Fick. Guardiamo qui questa bella palla di Malinowski per Zapata, è andato Theo e poi Fick ha provato a ostruire la visuale, la palla è finita alta. Ancora la ripresa del gioco adesso a favore del Milan con Maignan, Tomori e Kalulu pronti a riprendere il gioco, mentre sta per entrare Ismael Bennacer. Maignan, attento Mike, ancora Sandro Tonali non la dà di prima, è venuto un po' di braccino forse a fare la palla di prima. Sandro, colpo di testa di Palomino in anticipo, Sandro arremba di testa per Entorio, Jim City, Messias tocca su Leao prova a girarsi, ancora che sì, che lotta in mezzo al campo, bravo Frank, porta a casa palla Frank. Calabria, servito Tonali la tocca e la imposta, la deviazione di Zappacosta, entra Isma Benna, vediamo chi esce Tonali che si tocca un po' l'anca. Sandro Tonali, tanti applausi, lui risponde. 17esimo della ripresa, Milano San Siro, e allora la palla è di Calabria per Rebic attaccato, mette subito la testa Bennacer, copre testa di Zapata, si lotta, Pessina, fallo di Calabria su Pessina, calcio di punizione per loro. Ecco sulla palla Zappacosta che la lascia a Freuler la tocca dentro per Jim City prova a dare palla lunga, Zapata anticipa che sì, va Zappacosta, Calabria vuole prendergli la misura, esce che sì di prima Freuler, ancora Zappacosta, Calabria accompagna il pallone, porta anche a casa il fallo Davidino Calabria, grande Davidino Cala. Qui hanno protestato per la caduta di Pessina, Corsato fa presente che recupererà il direttore di gara. Ragazzi, vi è andata bene sul rigore di Jim City su Giroud, questa vi è andata male, questa l'ha lasciata correre, poteva essere fallo ma non mi sembra di vederlo con chiarezza. Maignan, un rinvio non bellissimo, Calabria, Zapata la difende bene, Bennacer vuole la palla, Zapata la difende bene, Calabria va ancora in chiusura, Calabria di qua su Maignan che la calcia molto alta e molto lunga, va al balzone di testa Messias, palla spizzata dall'Atalanta, palla che esce, rimessa con le mani Calabria. Ancora Calabria che sta per ricevere il pallone, ragazzi però giochiamo, perché però ha ragione poi alla fine l'arbitro, se no giochiamo, possiamo star qua tutta la vita a tenere la palla fuori. Ecco Leao attaccato da Derun, Leao prova ad andare, Leao la tiene in campo Raffano e pensavo che anche se l'avesse tenuta in campo forse l'ultimo tocco era stato suo. L'arbitro Sato richiama Florenzi che chiede scusa. Flore, non ritardiamo le cose, se no stiamo qui fino a domani mattina. Rimessa con le mani di Zappacosta, va a mettere il piedone Bennacer, calcio di punizione Atalanta. Canto meraviglioso, forza lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Adesso c'è la palla lasciata da Jim City a Musso. Musso pronto a rinviare, la palla lunga rimane lì, Krunic mette la testa, Derun in vantaggio, ancora colpi di testa loro, va a lottare che sì, la portano a Zapata, bravissimo Kalulu gigantesco, fallo su che sì mi è sembrato, ferma tutto l'arbitro Rossato. Ma la punizione mi sembra dell'Atalanta per la manata di Kessi.
Qui rivediamo il tocco di Messias per Leao. Leao ha difeso bene su Kuhnmeier, si è messo la palla davanti, ha fatto un gran gol. Rafa Leao. E adesso tocca a Palomino riprendere il gioco. Servito in maglia 11 Freuler, pressa che sì. Ammonito che sì, non era diffidato. Fallo di che sì. Calcio di punizione Atalanta. Sulla palla c'è Freuler. Calcio di punizione Atalanta. Freuler sulla palla. Vicino a lui c'è Palomino. Palomino la rinvia, attenzione Zapata che la controlla, va ad aiutare Calabria, bravo Cala. Poi Palomino rischia un po' ma riesce a raggiungere Kuhnmeiners che poi serve Jim City. Assist di Messias a Leao per il gol, quindi un gol un po' figlio delle scelte di Pioli con la sparigliata di Leao prima punta e Messias il nuovo entrato. Ancora Atalanta. Avevano fischiato i nostri per un fallo bergamasco, attenzione Malinowski, l'allargo di là su Atebur, esce Theo contro Freuler, Theo alla meglio, esce bene Theo, palla lunga, Leao anticipato da De Roon, attenzione ancora l'Atalanta che viene avanti con Kuhnmeiners, servito Pessina, deve andare Messias in copertura su Jim City, servito Zappacosta, attento Cala. Palla di qua su Pessina, arriva Rebic a pressare, Zappacosta la porta via e c'è il calcio d'angolo per l'Atalanta. Momento di grande pressione atalantina. Viene dietro Leao, vengono dietro Rebic e Leao ad aiutare. Calcio d'angolo Atalanta. Sulla palla c'è Malinowski, presidente del Milan Paolo Scaroni con Giorgio Furlani al suo fianco. Grande milanista, attenzione, Atalanta pericolosa, palla che scivola via, che scivola fuori. Giorgio Furlani, CDA rossonero, grande milanista, Borda, C Milan. Theo Hernández va a riprendere il gioco. Ecco Theo che si prepara a servire i compagni. Theo, dobbiamo giocare però, sulle spalle, giochiamo la partita. Non possiamo stare qua fino a domani mattina. Giochiamo la partita, Theo. Stiamo in temperatura, stiamo elettrici, non facciamo passare troppo tempo. Theo! Andiamogli incontro, ragazzi! Theo la dà lunga di qua, Krunic per Rebic di testa, la mette giù che sì, Isma. La perdiamo, io lo so che la perdiamo. C'è Zapata che sta facendo grande pressione, che sì, viene via la grande! Che sì, viene via la grande! Vai Frank, vai! Leao in campo aperto, 3 contro 3! Leao, 3 contro 3, Ante Rebic! Rebic in area! Ante, il tiro di Ante! Respinto dall'Atalanta, non era un gran tiro quello di Ante. Leao va a pressare, la palla esce, calcio di punizione per loro. Che si sta lottando alla grandissima. Entra anche Bogà per l'Atalanta al posto di Pessina. Bogà, Malinowski, Zapata, ha cambiato tutto l'attacco. Gasperini era partito con Pasalic, Pessina, Muriel. Chiude con Bogà, Malinowski, Zapata. Ragazzi è dura, dobbiamo saperlo. Ecco allora il controllo di palla da parte di Freuler che sta per battere la punizione. Freuler la tocca dietro su Kuhnmeiners che appoggia su Atebur. Bogà parte da dietro, Bogà la lascia a Kuhnmeiners che fa il cambio gioco. Veniamo di qua ragazzi, bella palla di Kuhnmeiners per Zappacosta, poi Zapata pressato da Kalulu che gliela mette fuori di giustezza, grande Pierino. 25esimo della ripresa, Milano San Siro, Milan 1 Atalanta 0. Dai ragazzi, Zapata contro Calabria, attento Davidino, colpo di tacco, Zappacosta va a mettere in mezzo, colpo di testa angolo, Milan sotto pressione, Kalulu ha deviato in angolo. Battuto l'angolo dall'Atalanta, ma bisogna ancora attendere. Tocca adesso a Malinowski mettere in mezzo. Attenzione al movimento qua di Atebur.
Ragazzi, sono venuti dietro le Bicereau ad aiutare, il colpo di testa fuori, la presa piena Zapata, grande occasione loro, la presa piena Zapata, l'ha messa fuori, la presa piena Zapata e l'ha messa fuori. Adesso c'è un pallone in campo, va preso ragazzi, non possiamo però, andiamo a prenderlo il pallone, non possiamo perdere così tanto tempo. Poi ha ragione Orsato a recuperare. Tocca adesso a Mike Maignan a riprendere il gioco. Pronto Mike. Naturalmente quando siamo in svantaggio noi io non vedo mai queste romanzine, questa pressione. Solo quando siamo in vantaggio noi. Ecco Mike Maignan che fa palla lunga. Molto lunga, prova a balzare di testa Leao. La prende, sta mandando Rebic. È stato bravo e fortunato Daruna a intercettarla, ma riparte l'Atalanta con Boga. Attenti ragazzi, vi prego. Ecco ancora l'Atalanta con Boga, viene dietro Rebic a lottare, lotta Theo. Anche Rebic lotta, Boga, Boga può puntare, palla dentro per Zapata, bravissimo Tomori, grandissima giocata di Fick che prova subito a giocare su Leao, poi Bennacer, Bennacer su Rebic, Rebic chiuso da Palomino e il rimpallo è loro. Ancora la palla Zappa Costa. 27esimo della ripresa Milano San Siro, Milano 1 Atalanta 0. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Ecco Zapata, Calabria preso in mezzo, ma l'ultimo tocco è suo, rimessa con le mani Bergamo. Ancora gli atalantini con Zappa Costa e c'è l'uscita bella di Kalulu. Kalulu, Kalulu, insiste Pier, bravissimo Pier. Bravo Pier, bravo, difendila Pier. Non perderla Pier, ti prego. Ti prego nell'anima Pier, non perderla. Poi Bennacer, il rimpallo, Rebic anticipato da Palomino, fase confusa. Deve andare a lottare di testa Calabria con Zapata, gli concede qualche centimetro, evidentemente, che sì, allontana di Cavigliona, che sì. Poi Palomino anticipa Rebic, vediamo se Calabria arriva prima di tutti, sì, grande Cala, palla respinta, vai Ante, vai. Fuori gioco Atalanta, fuori gioco Atalanta, fuori gioco Atalanta. La palla adesso va da Kalulu. Kalulu è pronto a riprendere il gioco. Kalulu torna da Mike Maignan. Mike Maignan la tiene, la controlla. Mike. Bennacer. Siamo molto aperti, siamo molto larghi e Bennacer non rischia il passaggio di prima, porta via la palla lui. Isma. Isma e Rebic non si capiscono, anzi Isma e Krunic non si capiscono, la palla esce. La rimessa con le mani è loro. Ecco la palla dentro a Boga che la spizza dietro su Tomori. Tomori, Tomori dentro, Orsato le spinge. La palla era nostra. Adesso dovrebbe esserci palla a due con palla Milan. E viene lasciata che sì che serve Tomori. Tomori torna da Kalulu. Kalulu va da Calabria. Calabria in buca, ma Rebic va, andava a incrociare, invece gliela data venendo incontro Calabria. Milan che deve scappare indietro, attenzione, Boga, 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 grande lavoro di Krunic, splendido Rade Rade, tanta roba Rade. Ecco Theo Hernández che viene in mezzo al campo, c'è libero Messias, c'è libero Messias, c'è libero Messias, Theo, Theo va da solo, Theo va da solo, Theo va da solo, Theo va da solo, Theo. Gol! Ancora Theo! È una meraviglia! Il gol di Theo Hernández da un'ora all'altra! È una meraviglia! Senti il mio cuore! È il cuore del Milan! Noi battiamo forte! Theo Hernández! Theo Hernández! Theo Hernández! I milanisti belli come il sole! I milanisti belli come il sole! 2-0 per noi! 2-0 per noi! 2-0 per noi! Sì! 2-0 per noi, siete belli, siete meravigliosi, avete indosso i colori più belli del mondo, guardo i milanisti, sono pieno di gioia, il Milan, sono pieno di voi ragazzi, sono pieno di voi. Theo Hernández, bello lì, te faccio la carezza bella, stai lì, non te muove di lì, non ti devi muovere di lì, 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 non ti devi muovere di lì. 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Theo Hernández, Theo Hernández, Theo Hernández, Theo Hernández.
1-0 e adesso giochiamo. Zapata pronto a ripartire. Teniamo duro ragazzi, teniamo duro ragazzi. Eccolo Freuler che dà la palla di là. Ancora Boga, duri ragazzi, duri, duri, duri. Hatebur, Hatebur dà la palla a Malinowski. Attenzione, che sì, non perderlo Frank, non perderlo, non perderlo Malinowski, non perderlo. Vado ad aiutarlo Rebic, palla per Boga. Ancora l'Atalanta con Miners, Freuler. Freuler viene dietro. Ancora l'Atalanta. Servito Palomino. Quindi Jim City. Zappa Costa, Zappata di prima da una bella palla, poi però l'Atalanta sbaglia e Calabria la lascia andare fuori. Davidino! 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Ci avviciniamo al 32esimo del secondo tempo a Milano San Siro. Bennacer rischia un po' sul passaggio in orizzontale. Poi la palla a Theo, Theo la scaglia lunga su Rebic, Rebic spinge De Roon, Rebic. Rebic, arriva Leao, Leao anticipato da Palomino, si lotta palmo a palmo, Bennacer voleva la palla, attenzione, riparte Zapata, chiude Messias. Questa volta Theo è arrivato in fondo, tante volte si era fermato prima, tante volte si era fermato a metà, questa volta è arrivato in fondo. E allora la palla adesso ancora dell'Atalanta con Malinowski che torna indietro. Giro palla Atalanta, copriamo ragazzi, copriamo Boga, vi prego, copriamo Boga, grandissimo, grandissimo Raderade. Ma la palla è ancora dell'Atalanta, ci sono due giocatori fermi a terra, l'Atalanta gioca, para Maignan a terra Tomori, che gli ha schiacciato il piede, Zapata, fallo di Zapata su Tomori. Guardate che cosa ha fatto Rade Krunic ragazzi, favorendo il disimpegno di Tomori che ha preso una trambata pazzesca da Zapata. Qui rivediamo il gol di Theo che sguscia da 4, cade De Roon. C'era forse anche un fuorigioco. Il coro per Theo Hernández. Stanno per entrare in campo per l'Atalanta Scalvini e Demiral, mentre per noi entrano Bakayoko e Florenzi. Esce Rade Krunic, Krunic che ha fatto una grande partita. Entra Bakayoko al posto di Krunic. Ed entra Florenzi al posto di Calabria. Calabria che ha preso un colpo all'anca nel primo tempo. Però deve uscire veloce Calabria, ma devono fare la sostituzione anche quelli dell'Atalanta. Quindi il Milan chiude la partita così. Allora, Maignan in porta, in difesa da destra, Florenzi, Kalulu, Tomori, Theo Hernández a centrocampo, che sì, Bennacer, Bakayoko davanti, Messias, Leao Rebic. Adesso c'è la ripresa del gioco a cura di Mike Maignan, è uscito Palomino per l'Atalanta. Uscito Palomino e anche Jim City, no, Jim City è rimasto in campo. Palla lunga di Maignan, colpo di testa di Leao, rimessa nostra, rimessa nostra. Quindi in campo per l'Atalanta Scalvini e Demiral. 35esimo della ripresa, Milano San Siro, Milan 2 Atalanta 0. La rimessa su Rebic che restituisce a Theo, la palla schizza verso Kessié, Kessié la porta da Tomori che la lifta per Flore, eccolo alle Flore, Florenzi la porta su per Leao, Leao la controlla con il bicipite, poi la palla gli esce sul controllo di piede, tocca all'Atalanta riprendere il gioco dal limite dell'area piccola, servito Demiral. Demiral da Scalvini, attenzione, l'Atalanta che riparte, va a fare fase difensiva Messias. C'è Kessié che segue Malinowski fin dall'inizio azione,
Adesso Zappa Costa, palla dentro, Zapata, bravissimo Kalulu, grande Pier Kalulu. Bennacer la porta via questa palla. Bennacer la allarga verso Theo Hernández che non la controlla. Perché ragazzi? Perché al 36esimo della ripresa Milano San Siro? Perché? Ecco Cub Miners, Bakayoko voleva perdere palla. La palla esce, rimessa con le mani loro. Dai Bacca, prendimi una palla, Baccattino mio, prendimi una palla. Che sì, vola, vuole, che sì, la porta via la grande, perentorio e prepotente come l'anno scorso, Frank che sì. Frank che sì, sto rivedendo il che sì dell'anno scorso qui, non subisce fallo, dice Rosato. E allora si gioca, Bakayoko, pressa Malinowski, servito Froelar, ancora Zapata, Zapata dentro, Tomori, Tomori lifta e poi appoggia. A Flore Florenzi, palla lunga su Leao, Leao contro Demiral, esce anche Musso. Forse l'ha presa fuori Musso con le mani dall'area, ma non c'è in tal senso il conforto dell'assistente giallatino. E allora la palla è di qua a Jim City. Jim City la dà dentro a Musso. Musso l'appoggia ancora a Derun. Derun la tiene e la controlla. Servito ancora Scalvini per Bogà. Bogà avanza, Bogà dà la palla dietro. Ancora Froelar che l'allarga di là per Cub Miners, va a pressare Rebic, ancora la palla dell'Atalanta, ecco Derun, Derun avanza, attenzione Bogà ragazzi, Bogà, Bogà parte, poi esce Beneteo, dai dai che abbiamo il contropiede, dai che abbiamo il contropiede ragazzi, dai, dai dentro per Leao, bella, bella di prima per Messias, ecco Junior, Junior, Junior può puntare, Junior, 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 il tiro di Junior parato da Musso. Riparte l'Atalanta, ancora Derun che la tocca ravvicinata per Froelar, palla larga a Malinowski, dentro su Zapata, Zapata pressato, quindi Zappa Costa, la deviazione che sì, la mette fuori, bellissima la respinta in fallo laterale di Frank che sì, e sulla palla va Zappa Costa, Zappa Costa la tocca dentro per Zapata, ancora Froelar, servito Zappa Costa, ancora Zapata, Zapata la tiene, la controlla, la appoggia dentro, Froelar deve andare Rebic anche a fare copertura, bravo Junior che sta facendo fase difensiva in mezzo al campo, Junior Messias, ancora l'Atalanta, palla nostra Isma, la mette a terra Isma, c'è anche qualche attimo per rifiatare, Isma, 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 se ne va da solo, Isma, Isma, c'è che si libero, c'è che si libero, c'è che si libero, non andare in fuorigioco Ante, sei in fuorigioco Ante, sei in fuorigioco, la dà giustamente Messias a Bennacer, è Bennacer a Messias, chiedo scusa, ancora Isma, Isma per Junior, palla nostra, teniamola ragazzi, teniamola, Bakayoko, Bakayoko, dai, un controllo, Baka, Baka, ancora Florenzi, palla dentro, Rebic, Rebic di tacco, Rebic, 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 niente, la, il miracolo di Musso, vicinissimo al 3-0 il Milan. Ancora la palla di Cub Miners, Rebic aveva insistito fino all'ultimo, ci aveva creduto fino all'ultimo istante utile. Dai Ante, pressa, ti prego Ante, santo il cielo. Ancora Messias, Messias in pressione ma la palla è dell'Atalanta, Bogà su Scalvini, Scalvini ancora su Bogà, la pressione di Bakayoko, ancora. Scalvini dà la palla a Cub Miners, ancora il tocco di Demiral, Demiral su Musso, pressano i nostri, pressa Ante, pressa Leao, fa caldo, Musso, Musso esce dall'area, la dà Zappa Costa, lancio in avanti, Kalulu, 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 se ne va Zapata, se ne va Zapata, se ne è andato Zapata ragazzi, ho paura, è solo Zapata, è solo, libera Bogà, ho paura. Il tiro deviato, il colpo di testa mancato, Zappa Costa, attenzione, la grande parata dei nostri, la palla va in angolo sul tiro di Zapata, in due a parare, Tomori e Maignan, in due, a fare scudo su Zapata, che ha avuto un'azione terrificante in campo aperto. Colpo di testa di... Zapata, forse c'è un mani di Tomori, ho paura. Forse c'è un mani di Tomori, ragazzi. Forse c'è un mani di Tomori. Si gioca. Calcio d'angolo Atalanta.
Era sembrato di vedere un mani di Tomori, grande Messias di testa che allontana. Era sembrato di vedere un braccio largo di Tomori, ho avuto una paura infinita. Ancora l'Atalanta. L'Atalanta va al cross con Kubmeiners, colpo di testa di Leao. Vediamo se Isma sbuca lui. No, Freuler allarga su Kubmeiners, ancora. Kubmeiners la mette di qua su Malinowski. Su Malinowski esce alla grande Kalulu, che porta il fallo a casa e porta anche il giallo. Giallo Malinowski. Giallo Malinowski. Giallo Malinowski che salta al prossimo turno. Rivediamo qui. No, faccia ragazzi, faccia. Avevo tenuto braccio, faccia. Tutto guardano di noi, eh. Hanno guardato più sta roba qua che il fallo di Jim City su Giroud nel primo tempo. Adesso la rimessa lunga da parte di Maignan. Eccolo Mike, che fa palla lunga. Colpo di testa di Demiral che sovrasta i nostri e serve Bogà. Ancora dentro, bravo, bravo Ante, tre, prendila Ante che prende una tramvata, ma Orsato non ferma il gioco. Poi Bennacer gli scappa via Malinowski. Malinowski ho paura, Kubmeiners, il tiro deviato, angolo, altro angolo Atalanta, 42esimo del secondo tempo Milano San Siro, Milan 2 Atalanta 0. Ragazzi andiamo ad aiutare, andiamo a saltare, andiamo a chiuderci. Vada la bandierina l'Atalanta. Vediamo, calcio d'angolo che sta per essere battuto. Non controllato ancora chissà cosa, non lo so, Kubmeiners, colpo di testa, fuori! Colpo di testa di Duvan Zapata, palla fuori, a terra uno dei nostri. Qui vediamo l'azione di prima, Rebic ha fatto un bel tunnel su Kubmeiners. E poi non è riuscito a depositare alle spalle di Musso. A terra Messias che si rialza. Junior ti prego rialzati, perché sennò stiamo qui fino a domani mattina. Qui avete visto la reazione della nostra tribuna d'onore alla giocata di Rebic. Rimasta inespressa, rimasta sospesa. Dai Mike, rigiochiamo, ha ragione. Giochiamo. Un minuto e mezzo all'inizio del recupero. Mike Maignan pronto a rinviare. Mike ti prego, però se no stiamo qui, ci tiene qui fino a domani mattina. Mike ti prego, Mike giochiamo. Eccolo Mike, vai Mike, vai. Palla lunga, scivola Mike, il balzo di testa di Bakayoko, la prende Tomori e la calcia subito. Poteva anche fermarla. Palla controllata dall'Atalanta che la dà a Demiral. Demiral avanza, l'appoggio a sinistra Zappacosta, poi ancora Jim City, poi ancora il controllo di Musso, ancora il controllo di Deron, la Ola San Siro. Vediamo, ancora la palla recuperata dai nostri avversari che fanno un rilancio lungo su Zapata. Zapata contro Messias. Palla dentro, ancora l'Atalanta, calma con la Ola ragazzi, stiamo attenti alla partita. Zappacosta, servito dentro Freuler, poi Zapata, inseguito da Kalulu, tiene palla la formazione atalantina con Bogà. Tra poco scopriremo quanto ci sarà da recuperare. Ancora il rilancio di Flore Florenzi. La palla è un colpo di testa, 4 minuti. Leao sbaglia l'Atalanta. Leao, attento Rafa. Ecco, ancheggia Rafa e poi va. Rafa ancheggia e va. Ancora. La palla vede Leao a terra. Ancora uno dei nostri a terra. Theo
osserva tutto. Intanto fra poco si andrà verso la fine del recupero. Andiamo. Vediamo ancora l'arbitro Orsato che dà il là alla ripresa della partita. Sempre sul 2-0 Milan, e di Tomori la palla, servito che sì, teniamola ragazzi, teniamola vi prego, che sì la porta su, ancora che sì, Verón la rilancia in avanti, Zapata, Zapata, si attorciglia lui Bennacer, ammonito anche Bennacer, mamma mia, adesso è arrivato il cartellino giallo facile, riparte l'Atalanta, vediamo. Fanno sentire i nostri tifosi, la palla è dentro su Boga. Ecco ancora l'Atalanta che va al tiro alto di Malinowski, rimessa dal fondo Milan, rimessa dal fondo Milan, Mignon deve riprendere il gioco. Bennacer non era diffidato. Si fanno sentire i nostri tifosi. Leao e Theo, Theo e Leao. Bella la nostra gente meravigliosa che canta, i nostri tifosi, i più belli del mondo. I più belli del mondo. I più belli del mondo, i più generosi del mondo, i più solari del mondo. I nostri tifosi non sanno essere torvi e grifagni. I nostri tifosi sono belli. I nostri tifosi sono solari. I nostri tifosi hanno il sole in tasca. Il Milan. Il Milan. I nostri tifosi hanno il sole in tasca. I nostri tifosi hanno il cuore vivo. Non sono torvi e grifagni i nostri tifosi. Ecco allora la palla del Milan. Con Theo Theo. L'autore del 2-0 l'ha portata a termine la trasvolata del Theo. Hype train Theo Hernández. Hype train Theo Hernández. Hype train Theo Hernández. E allora la palla di che sì, fuori, angolo. È calcio d'angolo per noi. Frankie, double K. Ma dove vai? Ma dove vai? A battere l'angolo va lui. Double K, Frankie che sì nostro. The President 2-0, dai ragazzi, dai ragazzi, oh, 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 dai Orsato, fai il fischio più bello del mondo, Orsatone mio, è finita, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 e rompe noi. 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi, 2-0 per noi. Sì, sì, chi non salta in nero azzurro, chi non salta in nero azzurro, chi non salta in nero azzurro, Gasperini e Pioli si abbracciano, 2-0 per noi. Dritti e cattivi ancora, dritti e cattivi ancora sempre. Meritata, voluta, lottata, difficoltà tattiche proposte da Gasperini nel primo tempo, ma grandi giocate nostre nel secondo. Prima Leao e poi Theo, 2-0. Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti.